Benvenuti, speciale l'argomento. Ogni puntata un argomento diverso, monotematico, parliamo di volta in volta di medicina, di floricoltura, di scienze, di animali, di auto d'epoca, di libri, di auto storiche, auto d'epoca, auto storiche, infatti quest'oggi proprio di auto storiche parliamo. Mi avvalgo, come spesso, della collaborazione di Luca Pistolesi per quanto riguarda le auto storiche, perché è un appassionato, è stato tra uno dei primi fondatori del Topolino Club Livorno, Topolino Club inteso come Topolino, non Topolino Mickey Mouse, che qualcuno può la pensare, la vettura, l'automobile, la Topolino, e il Topolino Club che ancora gode di ottima salute. Bene Luca, quest'oggi parliamo di un'epoca, diciamo, che è stata un pochino anche il boom della... un'epoca un pochino più vicino a noi, insomma. Abbastanza più vicino a noi. Parliamo delle auto dal 66-67 fino al 69. Fino alla fine degli anni 60. Sì. Perciò da metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 60. Perché diciamo un pochino più vicino a noi? Perché abbiamo parlato anche di auto del 19, del 20. Quelle che si chiamano veterane. Veterane. Adesso siamo un pochino nelle più vicine a noi, negli anni 60, tra l'altro, che dettero un pochino una svolta economica all'Italia, e vediamo anche per quanto riguarda le auto che cosa successe. Quello che andiamo ad analizzare oggi è la produzione della Fiat, proprio la Fiat, perché in quel periodo la Fiat ha allestito un'innumerevole serie di vetture che sono importanti, ma proprio in quel periodo, dal 66 diciamo al 69, cambiano, no? Hanno un momento di trasformazione. C'è una svolta per quanto riguarda l'estetica. Per quanto riguarda l'estetica, che viene aggiornata, perché comincia a essere, insomma, alcuni modelli cominciano a essere un po' datati, ma ancora non siamo nella fase di cambiamento totale, che avverrà dagli anni 70 in poi. Qualche modello anticiperà questo grande cambiamento che avverrà in casa Fiat, ma le altre sono aggiornamenti. Il più importante che la Fiat fa in quel periodo per quanto riguarda il campo delle utilitarie è la Fiat 500. Ormai per antonomasia. La sua produzione è cominciata nel 1957, verranno vendute in tutte le varie versioni quasi 5 milioni di vetture, e non è poco, però ancora la 500 in quel periodo, prima del 68, ancora le portiere, come diciamo noi, a vento, cioè ancora l'apertura pericolosa. Diciamo. Il famoso cinquino. E allora la Fiat decide, anche perché verrà emanata un decreto del Ministero dei Trasporti, che le vetture non potranno più avere le aperture delle portiere per ragioni di sicurezza. Certo. E allora la Fiat comincia con la 500 a modificarla. Vediamo qualche immagine della 500. Ecco, e crea proprio nel 1968 la Fiat 500 L, dove L sta per lusso. E vediamo che la 500 è trasformata, perché vediamo i baffetti al paraurti, le borchie cromate, la cornice cromata all'unotto. È un piccolo gioiellino. La voglia di far godere di un po' di lusso anche un'utilitaria. Cambierà anche la parte posteriore, cambieranno i fanalini, la fanaleria posteriore, i fanali sono a scivolo e quindi seguono un po' l'andamento della carrozzeria, e nel paraurti posteriore, come in quello anteriore, compaiono i baffi. Ma l'elemento rimane comunque... Rimane la forma classica della 500, le portiere, come abbiamo visto, sono a controvento, ma la cosa più bellina e caratteristica della 500 lusso sarà proprio l'interno. È quello che darà alla 500 quel tocco
di lusso, no? Eravamo abituati a vedere un piccolo contachilometri spartano con la plancia verniciata nel colore della carrozzeria. Vediamo un interno ben rifinito con il materiale antiriflesso, un cruscotto degno di un'utilitaria anche un po' più importante. E l'uso della moquette. Guardate quanto è carino questo interno. Pensate che è una piccola 500. Ed è tutta veramente ben rifinita. Il volante a due razze, tinto in nero opaco. E quindi, insomma, la 500 era un po' vestita al lusso. E di questo modello sarà quello che un po' rimarrà un po' nella mente di molte persone, mentre gli altri modelli un po' intermedi come la F prima della L e la R rinnovata il modello dopo, questo rimarrà proprio nella mente delle persone proprio per queste, chiamiamole chiccherie, no? queste piccole modifiche che la rendono un gioiellino particolare. Bene, e oltre la 500 che cosa vediamo? Al listino vi è ancora la 600, ma anche la Fiat 600 comincia ad avere i suoi annetti. E i tempi vanno avanti, ma la Fiat non è ancora pronta, come ti dicevo, a modificare il progetto, il modello. E allora decide anche alla 600 di munirla, chiaramente, di portiere controvento, ma la cosa più importante è che allestirà il frontale con dei fanali molto grandi, che le daranno un aspetto un po' più di automobile. Lussuosa. Più automobile. Infatti questa vettura, se si può vedere anche la seconda inquadratura, verrà chiamata la 600, in gergo verrà chiamata la fanalona. Si vede. Fanalona perché con quei enormi, con questi fanali, con questa grossa dimensione dei fanali, dà proprio l'impressione di un qualcosa di un po' più serio, no? Poi per il resto il motore. Il motore è ormai il collaudatissimo 750-600, ma in realtà i motori sono 750 centimetri cubi. E anche lei verrà dotata delle portiere controvento, ma questo succederà già nella 600 nel 1965-66. E sempre in quel periodo c'è un'altra automobile importante della Fiat, che sarà la 850, ed è un'automobile intermedia perché verrà prodotta dal 64 al 71 in circa 2.200.000 automobili, sostituirà la 600 e verrà sostituita a sua volta da una macchina importante, da un'automobile importante. Cioè, l'850 sostituisce la 600, non viene La 600 prodotta. Viene prodotta contemporaneamente, ma sostituirà la 600 come posto nelle famiglie, diciamo. Nella famiglia, ma verrà sostituita a sua volta l'850 da una delle automobili più famose della Fiat, che sarà un best seller, e sarà la 127. Con la 127 effettivamente la Fiat, e lo vedremo poi in seguito, fa proprio un salto di qualità e di impostazione meccanica. Queste sono un po' le auto diciamo della famiglia italiana dell'epoca. Queste sono le piccole medie cilindrate. La 850, questo modello che abbiamo visto, verrà prodotta anche nella versione coupé, che è veramente carina, e monterà un propulsore, un motore di 903 centimetri cubi, e verrà dotata di freni a disco, cosa che fino a quel momento la Fiat, specialmente sulla 600, non venivano montate. Abbiamo una foto allestiti. Anche della 850 della versione coupé. È veramente molto bella. È veramente bella. Carina, è un po'... diciamo pure bella, pur essendo una piccola. Era un po'... il sogno un po' anche dei ragazzi di quel periodo, insomma, avere un 850 coupé o addirittura la Spider disegnata da Bertone, insomma, era un piccolo passo avanti, certo, no? nella siamo società. Già un pochino fuori dal discorso famiglia, qui siamo già un pochino più sullo sportivo. E la Fiat testerà proprio con l'ultima serie dell'850, quella che abbiamo visto, la Special,
il motore di 903 centimetri cubi che allestirà poi la 127, ma in realtà il motore della 127 sarà quello proprio dell'850 e l'850 Special, che come ti ho detto monterà i freni a disco, avrà le modanature lungo le fiancate, sarà quella che permetterà alla Fiat di testare la validità di questo motore di 903 centimetri cubi. E lo farà bene, perché l'850 sarà un buon risultato per quanto riguarda la meccanica. Beh, e pensate quante cose si nascondono dietro una semplice automobile. Appunto, stiamo dicendo che le auto sono in definitiva anche esse fanno parte della nostra cultura, del momento, perché un'auto rispecchia anche ovviamente il momento in cui vive, come adesso le auto che ci sono oggi, sono tutte uguali. 67-68, anche culturalmente parlando, anche nel nostro paese è un periodo importante. C'è il boom economico. Il boom economico c'è già stato. Ora c'è il boom, la parte rivoluzionaria, no? della società, famoso autunno caldo. E il boom c'era già stato. C'era già stato, però. Nel 60, dopo la metà degli anni 60 c'è questo cambiamento anche dal punto di vista di mentalità, di apertura mentale. Infatti la metà degli anni 60 è il momento di effettivo declino, adesso parliamo anche un po' di moda, della moda destinata a pochi eletti, grazie anche allo sviluppo industriale che livella le classi sociali, con la conseguente conformità di gusti. Il consumismo gravita attorno alla cultura di massa, propugnata dai nuovi media, come la televisione. Sempre c'è la televisione di mezzo. L'opposizione giovanile verso la società consumistica porta ad aggregamenti per interessi culturali, politici, spirituali ed anche musicali, portando una ventata di trasgressione nella conformista società, soprattutto anglosassone. I Moods sono ragazzi di estrazione sociale medio-bassa che si oppongono ai Rocks e Teddy Boys, adottando tipologie di abbigliamento anche ricercato, come il bianco e nero. Adesso vediamo delle immagini d'epoca proprio, infatti vedete questi venivano chiamati i Mood, vedete i capelli un po' lunghi, queste giacche particolari, i colori che variano molto nel bianco e nel nero. L'immagine che vediamo adesso, ad esempio, abbiamo anche l'Optical, che era molto in voga nell'epoca, dove vediamo appunto una ragazza vestita con i colori Optical, questi colori un po' particolari, strani, che quasi davano fastidio a guardarli, ma adesso sono tornati di moda. E anche il suo compagno, che è completamente vestito di nero, le fantasie Optical e le giacche in vinile. Il look femminile si orienta ad una sembianza di donna giovane, un adolescente dalle lunghe gambe. Vediamo ad esempio questa immagine che segue adesso, di una ragazza di Twiggy vestita in giallo. Essere giovani era un must del momento, perché la moda era giovane, la cultura stava cambiando, la donna prendeva altri orizzonti. È un adolescente appunto dalle lunghe gambe, magre, con capelli lunghi o lisci oppure a caschetto come in questa immagine, e anche gli uomini non sono a meno: capelli lunghi, camicie strette e giovani nell'aspetto e nel comportamento. Tornate pure su di me. Era importante mantenersi. Dice che oggi c'è la cultura del mantenersi giovani, ma c'era anche a quell'epoca, proprio addirittura c'era anche un abbigliamento che portava a questo tipo di pensiero, soprattutto l'avvento della minigonna, l'avvento della donna un pochino più libera nell'aspetto e anche nel comportamento. Giacchine colorate ed atmosfere orientali che portano a un comportamento completamente diverso. A proposito di atmosfere orientali e di giacche colorate, vorrei farvi vedere un filmato che è tratto da un film del 1960.
67 di Little Tony, dove si vede appunto l'atmosfera tipica del momento, le giacche, l'abbigliamento etnico, un po' di fumo nell'aria, e fumo probabilmente non proprio fumo, si chiamava fumo anche quello, ma in realtà erano i primi, ovviamente, i primi momenti di estrazione mentale, di trasgressione, e lo vediamo in questo filmato, in A Wide Shade of Pearl, tratto dal film Peggio per me, meglio per te, Little Tony. Abbiamo visto immagini in pieno tema con questo argomento, siamo nel 67, abbiamo visto l'abbigliamento di Tony, dicevo prima, le giacche colorate, fiorite, poi questa atmosfera molto etnica, molto particolare di questo film. Musicarello, sì, ma i musicarelli di Tony avevano un po' di spessore, non erano i soliti musicarelli. E nel mondo delle auto cosa succedeva nel periodo? No, sempre in questo periodo, che come ho detto è stato un periodo un po' di transizione per arrivare poi negli anni 70, in cui ci saranno importantissimi cambiamenti sia dal punto di vista meccanico che stilistico, perché ancora siamo abituati a vedere l'automobile
tutta Europa e quasi in tutto il mondo, con i tre volumi, cioè col volume in cui viene contenuto il motore, l'abitacolo, il volume dell'abitacolo e il volume della bauliera. In questo periodo continuiamo a vedere l'auto in questa maniera, ma poi negli anni, a metà degli anni 70, tutto ciò sparirà e poi ne parleremo approfonditamente. Ma la Fiat è scarsa in questo momento, alla fine degli anni 60, del modello, abbiamo visto le utilitarie, ma il modello, diciamo, di media cilindrata è scarsa, perché ha ancora a listino la Fiat 1100. Allora, cosa decide di fare la Fiat? Decide di rinnovare un po' la 1100, togliendoli le famose pinne che eravamo abituati a vederla, la rende un po' più squadrata, la dota di freni a disco, toglie il cambio al volante, lo porta alla cloche, ma tutti questi cambiamenti non riusciranno a risollevare la situazione della media cilindrata. E allora decide drasticamente, proprio nel 1969, di cambiare sia la meccanica che la carrozzeria, e progetta una delle auto più famose, più importanti in quel periodo della Fiat, che è il progetto 128. Nasce così la Fiat 128. La Fiat 128 è moderna, è grande, è spaziosa, ha una giusta cilindrata di 1100 centimetri cubi. Non ha niente a che vedere con la Fiat 1100, con le altre auto. E poi soprattutto ha una grossissima novità dal punto di vista meccanico, che la Fiat fino a quel momento non aveva mai messo in produzione, perché la Fiat 128 sarà la prima Fiat con la trazione anteriore. Questo perciò non è poco, perché la Fiat è una rivoluzione, deve completamente ridisegnare tutta la meccanica, tutto quanto, l'aspetto, meccanica. Quindi la posizionatura, posizionamento del motore, prima era un motore in linea, adesso è un motore trasversale, per cui la trazione appunto viene dalla parte anteriore, ne acquisterà di capacità di spazio e l'automobile avrà un grandissimo successo, perché a quel momento tutte le linee sono estremamente rastremate, e quindi gli spazi sono ben distribuiti, i pesi, gli interni della vettura sono veramente all'altezza dell'oggetto, dell'automobile, perché non avendo il tunnel centrale della trasmissione c'era molto più spazio, certo. Il pianale è tutto a disposizione delle persone, della seduta per i piedi. Se si vede un interno, specialmente un'immagine dell'interno del cruscotto della 128, che è veramente carino per l'automobile, ecco, vediamo proprio la strumentazione, che è moderna. Abbiamo lasciato la 1100 col cambio al volante e ci siamo trasferiti in un settore proiettato, in un settore, ecco, guardate lì l'interno. L'interno, che bellezza. Per una 1100, certo, di quei tempi sono veramente spaziosi, ben rifiniti. Anche i sedili sono belli larghi. Larghi, addirittura c'è una piccola raffinatezza di radica. Scotto in radica, bellissima, veramente. C'è un bellissimo aneddoto che vorrei raccontare per quanto riguarda la 128. Io lo sapevo, ma lo voglio dire anche ai telespettatori. Innanzitutto, noi italiani, come sempre siamo, per quanto riguarda lo stile, siamo, secondo me, all'avanguardia, certo, numero uno. Tant'è vero che, faccio un piccolo passo indietro, Giorgetto Giugiaro, che a quei tempi lavorava alla Ital Design, fu chiamato, addirittura dai tedeschi della Volkswagen per disegnare l'auto che sostituirà il Maggiolino, perché il Maggiolino ormai era arrivato al capolinea e i tedeschi non avevano nessun progetto tale da sostituire il Maggiolino. Allora si rivolsero alla Ital Design, nel caso specifico a Giorgetto Giugiaro, che gli disegnò quella che diventerà una delle automobili più famose del mondo, sarà la Golf. La Golf è stata disegnata interamente da Giorgetto Giugiaro e dalla Ital Design.
In uno di questi trasferimenti che Giorgetto Giugiaro faceva andando a Wolfsburg, alla Volkswagen, mi sono scritto, narra Giorgetto Giugiaro che recandosi a Wolfsburg per presentare bozzetti della futura Golf, vide nel reparto progettazione una 128, una Fiat 128 completamente smontata. I tecnici tedeschi ritenevano che la berlina italiana Fiat fosse il miglior esempio di auto medio-piccola moderna alla quale ispirarsi per lo schema tecnico e meccanico. Addirittura ecco. da prenderla come esempio. Come esempio. Ora, se noi pensiamo insomma, un po' alla tecnologia tedesca... Che di solito pensiamo insomma, che, superiore, pensiamo... Indubbiamente la Golf è stata un'automobile che si è saputa poi... Certo, mentre la 128 imporre, poi ha avuto bisogno di altri modelli per... Però diciamo che un'occhiatina l'hanno data. Hanno proprio preso, perché loro, anche loro, effettivamente, come per quanto riguarda la frazione anteriore, erano rimasti indietro, perché con maggiorino addirittura era tutto posteriore, motore posteriore, trazione posteriore. Quindi il fatto che avessero scelto come... Ispirazione come auto da sezionare una Fiat, una 128, insomma, la Fiat poi alla fine la dice lunga, insomma, fu una bella soddisfazione per l'Italia e anche per la Fiat, insomma. E anche per l'Italia, intesa anche come Fiat, ovviamente. Altra auto dell'epoca? Ecco, sempre qui siamo arrivati alla media cilindrata, ma la Fiat ha in produzione anche una cilindrata medio superiore. Importante. E questo lo aveva fatto fino al 1967 con la Fiat 1500, che la 1500 è stata una delle auto più longeve, più sicure, più affidabili che la Fiat ha mai costruito. Però anche la Fiat 1500 comincia a essere vecchia ed ecco che arriva il tempo per progettare una nuova vettura, non c'è, e allora nasce in quel momento il progetto Fiat numero 125 e nasce la Fiat 125, che è una berlina, una bellissima berlina. Guardiamo un po' che meraviglia vista anche oggi, con gli occhi di oggi. È una foto pubblicitaria originale. D'epoca, una foto d'epoca. E nasce la Fiat 125. Con una cilindrata di 1600 centimetri cubi. Che è di una modernità e di una linearità perfetta. Perfetta, ma pensa che quest'auto, che come ti dico doveva essere un'auto di transizione per arrivare a un modello tecnologicamente nuovo, che poi uscirà negli anni 70, sarà invece un'automobile che verrà così apprezzata dal pubblico per le sue doti di robustezza e di affidabilità, che quando la 125 verrà tolta di produzione dopo circa 600.000 esemplari per un'auto di transizione, tanta roba. il pubblico rimarrà deluso poi dal nuovo progetto che sarà la 132, perché la 125 era così talmente un'automobile versatile, ampia, dalle vetrature... dalle belle vetrature, qui vediamo un grande successo della Fiat, ma questa è la 130, che quando la 125 verrà tolta di produzione, il pubblico insomma non sarà, rimane un po'... Anche perché la 132 era un po' più pesante, era un po' più massiccia, hai ragione, era più massiccia. E qui invece vediamo una bella linea sfilata. Una linea infilante, e il bello della 125 è che sarà un'automobile... che userà componenti della vecchia 1500, quindi non c'era stato un grandissimo dispendio di energie, tranne il motore, che sarà un motore... Che economiche, quindi sarà il motore, tutta l'avantreno, la parte posteriore sarà quella del 1500. La vera novità sulla 125 sarà quella del motore bialbero, ma che la Fiat... Bialbero di 1600 cm3, ma che la Fiat aveva già sperimentato
sulla Fiat 124 Spider. Quindi anche il motore non è il motore della 124, cioè è il motore della 124 Spider Bialba, che verrà portato a 1600 centimetri cubi e verrà montato sulla 125. Cioè, quindi sfruttato anche dal punto di vista, esatto, dei dispendi tecnici, cerebrali e economici, ce n'è poco. E questo invece sarà la fortuna della 125, perché sarà una macchina, io ne ho avute tre, è una macchina che versatile, io ho rimpianto tantissimo, perché è veramente una macchina all'altezza di essere chiamata automobile. Bene, e come vestivano le donne nel momento? Nel momento si impongono i maxi cappotti, è un must dell'epoca, da portare rigorosamente sulla minigonna. Tra l'altro i maxi cappotti sono tornati veramente prepotentemente di moda proprio quest'anno, perché sono belli, il maxi cappotto, diciamo, riveste, fa una molto meglio dei giubbotti che abbiamo avuto finora tutti quanti, sì, comodi, per carità, giacche a vento, giubbotti, però un bel cappotto lungo su una minigonna, su un pantalone, va sempre bene. Vediamo dei maxi cappotti che abbiamo in immagine, che è un'immagine originale dell'epoca, che appunto ritraggono la donna vestita in maniera moderna per il momento e in maniera anche molto chic, se si vuole, perché non era pensata come moda chic, ma lo diventò. Dunque qua abbiamo una minigonna rossa che non ha niente a che vedere con i maxi cappotti, però va bene anche questa, che qua abbiamo un abbigliamento quotidiano, questa è una minigonna rossa, abbiamo detto prima che la donna doveva essere molto slanciata, infatti queste minigonne sulle gambe lunghe, magre, perché usava abbastanza la donna, abbastanza magra, e per il quotidiano vediamo pantaloni e camicette che abbiamo appena intravisto prima. Ah, anche un'altra cosa, prima dei cappotti lunghi volevo farvi vedere anche le sariane, che erano molto di moda nel periodo. La sariana, ecco, questo è l'abbigliamento ovviamente quotidiano, come state vedendo, pantaloni a sigaretta, camicette, eccetera. E agli uomini vengono copiate le sariane, che per la donna è sempre uno stile abbastanza seducente, leggermente maschile, quasi sexy direi. Infatti vediamo anche Yves Saint Laurent subito dopo, che veste più o meno con la stessa sariana che indossa questa modella, perché davano così un tocco di esotico, un tocco di maschile, però sempre molto molto sexy, molto, ecco, qua vediamo Yves Saint Laurent, più o meno sono vestiti alla stessa maniera uomini e donne. E i maxi cappotti, che adesso vedremo, eccoli, ne abbiamo qua in tre modelli, addirittura state vedendo quello verde che da maxi poteva diventare una misura mini. Pensate, queste piccole chicche del momento, qua abbiamo un maxi cappotto verde e un cappotto, diciamo, di misura un po' più regolare. Quello che cambia completamente la tendenza della moda è la tendenza spaziale, che arriva proprio in quel momento, e nella moda i segni dell'influenza hippie arrivano, molti indumenti diventano unisex. Per quanto riguarda la tendenza spaziale, abbiamo un filmato da vedere che ci porta appunto in questi abiti sfaccettati, in questi abiti con questi piccoli specchietti, questi caschetti tipo appunto spaziale, anche perché era il periodo di Star Trek, era il periodo anche che al cinema c'era un'invasione di film che parlavano appunto dello spazio, che parlavano in maniera positiva, negativa, ma insomma si tentava. E poi non dimentichiamoci che ci fu lo sbarco sulla Luna, insomma, nel periodo abbastanza, 69. Nel 69. Vediamoci questo filmato che Brigitte Bardot, che ci interpreta Contact. Contact.
proprio una piccola parte, abbiamo visto Brigitte Bardot con questo abbigliamento spaziale tipico dell'epoca, però il filmato ha avuto un pochino qualche problema, qualche scossone, forse proprio veniva dallo spazio il testo. Ecco, adesso lo vediamo in maniera un pochino più tranquilla. Vedete l'abbigliamento, il testo era di Serge Gainsbourg, e vediamo Brigitte Bardot vestita proprio da spazio, con questi specchietti, con queste, guardate, copricapo molto, molto particolare. A proposito di Brigitte Bardot, che oggi 87enne, negli anni 60 era nel pieno del suo fulgore fisico e cinematografico, periodo nel quale comincia a girare film di più elevato spessore, affiancando alla carriera di attrice anche quella di cantante. Qua la vediamo giovanissima, una Brigitte Bardot quasi irriconoscibile in costume da bagno, qui veramente molto giovane, tra l'altro vedete con il colore naturale dei capelli castani, non è bionda. Si basta vederla bionda. È castana, ma poi si vede che è proprio giovanissima, una ragazzina. Ecco qua già più si intravede la figura che più conosciamo di Brigitte Bardot. Nel 1967 collabora con Serge Gainsbourg, che scrive per lei Je t'aime moi non plus, che venne registrata dai due durante la loro breve relazione, ma trasmessa solo una volta da radio europee, suscitando scandalo, pensate un pochino nell'epoca. Vediamo qualche altra immagine di Brigitte Bardot, ecco qua è seduta, qua è un'immagine tipica sua, e abbiamo subito dopo anche una gonna molto carina, qua infatti balla e canta, perché Brigitte Bardot spesso anche ballava e cantava nei suoi film, nelle sue interventi televisivi dell'epoca. Bene, tornate pure su di me per il momento. La stessa canzone che aveva suscitato molto scandalo venne poi rilanciata da Gainsbourg con Jane Birkin, se qualcuno ricorda, perché il Je t'aime moi non plus di Brigitte Bardot praticamente non è quasi sconosciuta, perché ha avuto solo una sola uscita. Brigitte Anne-Marie Bardot, conosciuta come BB, icona sexy del cinema, non ebbe un'infanzia felice. La madre infatti preferiva a lei la sorella. Soffre anche di ambliopia, che non le permette di vedere dall'occhio sinistro. Pensate questi piccoli particolari che non sappiamo, a volte vediamo è molto il patinato e non cosa c'è dentro. Vedeva da un occhio solo. La danza fu la sua unica gioia dai 7 anni fino all'adolescenza. Vediamo qualche altra immagine di Brigitte, che è sempre un piacere vederla. Qua abbiamo una immagine tipica, icona, con una minigonna e un paio di stivali molto, molto sexy, molto alla moda. E poi la vediamo adesso, ecco qui un pochino più matura, seduta su queste colonnine, veramente una bellissima immagine. Bene, sposata giovanissima a Roger Vadim, conosciuto a 16 anni e sposato a 18, non le sono mancate certo le storie d'amore, anche burrascose, dopo essersi da lui separata. Gunther Sachs, Jean-Louis Trintignant, Gilbert Bécaud, Raph Vallone, Sacha Distel, eccetera. Beh, tornate pure su di me. In un periodo di crisi causato dalle pressioni avute per il suo comportamento anticonformista, tentò anche il suicidio. Pensate, questi sono un po' i retroscena di una vita che pensiamo patinata, di una vita che pensiamo sempre sotto i riflettori e sotto i lustrini. Non possiamo non accennare anche al suo impegno, che porta ancora avanti, per i diritti e il benessere degli animali, finanziandolo con la vendita dei suoi gioielli ed altri oggetti personali. Infatti qua la vediamo con il suo
Pappagallo, ecco, vedete Brigitte Bardot, che ha molta confidenza, sicuramente questo era il suo, e io pensavo che di essere stata l'unica a essere fotografata con il pappagallo, e invece vedete che c'era qualcuno prima di me. Questo è il mio Ettore, che infatti, come vedete, i pappagalli, libero, tranquillo, sulle mie mani, mi sta dando il bacino, come dice lui, bacino, bacino, e anche Brigitte Bardot. E concludiamo con una stupenda immagine di questa ragazza dalla vita non tanto semplice come abbiamo visto, che però è diventata un'icona del cinema. E per le auto come terminiamo? Fra l'altro Brigitte Bardot fu testimonial nel 1961 per la Renault, uh-huh, per il lancio della Caravelle, che era una... chiamiamo la Dauphine Cabrio. Sì. Era la Caravelle, e lei fu testimone. La faremo vedere quando parleremo della Dauphine. Ed è stata una copertina di Quattro Ruote, della rivista che è tutto in produzione, certo, del 1961, in cui si vede una Brigitte Bardot sdraiata un po' sul cofano davanti della, certo, Caravelle. Donne e motori, gioie e dolori. Per faremo tornare... vedere quando ne parleremo della Dauphine. Certamente, certamente. Per tornare un attimo alla 125, voglio solo fare raccontare un piccolo inciso. Voi sapete, in quel periodo, quando si parlava di auto sportive in Italia, o quantomeno tali, si parlava della Giulia, la famosa Giulia Super 1600, 1300, 1600. L'auto anche della polizia. L'auto della polizia, quindi un'auto con delle doti velocistiche non indifferenti. Un'auto da 110 cavalli. Bene, la 125, con un motore che adottava, come ho detto, di 1600 centimetri cubi e 101 cavalli, fu, in quel periodo ci fu una frase che mi mise un po' l'Alfa Romeo sul chi vive, in cui si disse che la Fiat 125 fu la Fiat che tolse il sonno all'Alfa, perché la 125 riusciva, con qualche cavallo in meno, però a ottenere delle prestazioni abbastanza molto, molto simili, vicine alla Giulia. Quindi però, la Fiat che tolse il sonno all'Alfa, agli alfisti. Però con che auto terminiamo? Terminiamo e dobbiamo stringere un pochino. Terminiamo con l'unica, tentativo della Fiat di fare anche una auto di lusso. Aveva cominciato con la Fiat 2003 e fu un ottimo risultato, ma anche qui la Fiat si accorse che la 2003 ormai era una berlina di 6 cilindri, quindi con un motore a 6 cilindri, una berlina impegnativa, il suo tempo l'aveva fatto. E allora decide completamente, anche qui completamente, di cambiare aspetto e motorizzazione, e metterà anche qui in produzione il progetto numero 130. Nasce così nel 1969, verrà prodotta fino al 77 la Fiat 103. Come vedete, le linee sono completamente diverse dalla 2003. È una linea moderna, una linea squadrata, un'auto che si vede che comincia a essere un'auto di lusso, insomma, certo, specialmente un'auto elegante. Esatto. Dalle dimensioni. Ecco, i numeri venivano proprio dal numero del progetto. Progetto. Sì, in quel periodo la Fiat userà come tipologia per riconoscere proprio la propria vettura il numero del progetto. Ma quindi, come vediamo, tende un po' a essere ancora un'auto un po' con tendenze americaneggianti, con parecchie cromature. Con parecchia, ecco, ma la cosa veramente bella che la 130 trasmetterà agli utenti sarà l'interno, un interno curatissimo, con dei materiali stupendi, un salotto. Ti dirò che niente come materiali faceva, cioè abituati alla Fiat, a considerare la Fiat come un po' un'auto un po' di routine. Con la 130 i materiali, si salta la qualità. Non dico che si arrivi a voler gareggiare con le Mercedes o le BMW, ma andiamo molto vicino, anche perché la 130 sarà una delle prime vetture Fiat a montare di serie il cambio automatico.
cosa che nelle vetture di una certa cilindrata, oggi specialmente, il cambio automatico era una cosa veramente di lusso. Certo. Se vogliamo il cambio meccanico, quindi il 5 marcia, lo dobbiamo richiedere. La Fiat lo fornirà di serie con il cambio automatico. Al contrario di quello che si può pensare. Abbiamo, credo, un'ultima immagine da far vedere, che avevamo intravisto prima, forse. Quella che si vede proprio per esteso. Questo è un interno. Questo è sempre l'interno. Vedete la leva del cambio automatico, certo. Si vede l'innesto del cambio automatico. Il cambio automatico, tanto uso di radica. Certo, elegante. Eleganti, bella. Cruscotti, eleganti il cruscotto, una moquette di lusso, di pregio. Bellissima, le poltrone con velluto, credo che sia velluto di Ermenegildo Azegna. Imbottite di Ermenegildo Azegna. Beh, e con questa bella immagine noi concludiamo anche per quest'oggi il nostro speciale. Scusa, l'ultima cosa, se no uno non si rende conto, montava un motore di 3200 centimetri cubi a 6 cilindri progettato dall'ingegner Lampredi. Benissimo, grazie Luca, ringrazio a voi. Luca Pistolesi per averci guidato in questa excursus di auto dalla metà alla fine degli anni 60 e come sempre per quanto riguarda lo speciale l'argomento vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.